Il centro storico di Teramo torna a rianimarsi grazie agli studenti del liceo Milli che hanno ideato e realizzato un itinerario di letture nei posti più suggestivi della città. Libriamoci è un'iniziativa che è giunta alla sua 8ª edizione, un momento di cultura e fascino tutto da gustare. Come avete avuto l'idea di questo progetto? La nostra scuola ha già partecipato a vari progetti riguardanti la lettura. Ad esempio l'anno scorso abbiamo organizzato il book trailer Milli Caffè. Sicuramente Libriamoci è una delle attività più importanti perché si svolgono da tanti anni appunto in diverse scuole d'Italia. E l'idea è partita sicuramente dai nostri docenti, ma noi ragazzi siamo stati subito emozionati di partecipare perché siamo tutti appassionati comunque per la lettura. È un'occasione per mettersi alla prova e anche per superare le proprie timidezze. Che brani avete scelto? Diversi brani da libri che ci hanno colpiti e ci hanno emozionati, e speriamo che attraverso le letture possiamo trasmettere le stesse sensazioni che abbiamo provato noi nei confronti dei passanti che stanno ascoltando. Una volta un uomo si mise in testa di rubare il Colosseo di Roma. Voleva averlo tutto per sé. Alla lettura della favola sul Colosseo di Gianni Rodari in Piazza Martiri assiste anche il sindaco Gian Guido D'Alberto. Teramo il suo Colosseo ce l'ha e come? È il teatro romano che aspetta però da secoli di essere recuperato. Rodari parla del Colosseo, ma Teramo ha il suo piccolo Colosseo. Quando potremo tornare a viverlo questo teatro romano? Mi sento di dire prestissimo. Prestissimo partiranno i lavori. Io ho già detto entro la fine dell'anno, sarebbe un risultato straordinario e dopo tanti annunci, dopo tante promesse ci siamo, quindi iniziamo con la rimozione dei due palazzi e quindi il vero obiettivo è restituire alla città quella che è un'opera fra le più belle della regione e non solo. Quindi Teramo ripartirà dal suo teatro romano e dalle sue bellezze, fermo restando insomma, che la bellezza va rivolta al nostro futuro. È meravigliosa questa piazza, con i ragazzi di tutte le età, perché abbiamo sia i bambini delle scuole primarie che i ragazzi delle scuole superiori che hanno offerto questo momento di lettura nel progetto Libriamoci. Ecco, bellezza nella bellezza, Teramo riparte.